Bene, siamo tornati con la diretta streaming. Abbiamo lavorato nella tarda mattinata e poi nel primo pomeriggio insieme ai docenti Marco Lampugnani e Domenico Di Siena sul coinvolgimento appunto dei vari attori sociali, dei partecipanti, lavorando sia alle strategie di implementazione del modulo in legno sviluppato nella tappa precedente insieme a Marco Terranova, e poi alle possibili strategie di prototipazione, ma anche di programmazione delle attività all'interno dei vari sottani. Una sintesi, diciamo, di questa prima fase di confronto che ha visto lavorare quattro gruppi di lavoro è rappresentata qui su questo pannello. Le attività proseguiranno sia dopo che nella giornata di domani. Adesso Domenico, diamo spazio a Domenico per la sua lecture in cui ci farà vedere sia degli esempi, diciamo, di riferimento, sia ci racconterà un po' di concetti chiave che saranno utili alle attività di progettazione, di co-design. Ok, allora in realtà ecco come già accennato Saverio vi parlerò di parecchie cose, vediamo quanto tempo pure abbiamo voglia di dedicare a queste cose, però la parola chiave che volevo dare un po' a questa presentazione è intelligenza collettiva, perché nel fondo anche quello che stiamo tentando di promuovere oggi qui è un processo di intelligenza collettiva. Poi associato a questo concetto vedete che ce ne sono altri come l'idea della città condivisa, la collaborazione e la cittadinanza prosumer, che andiamo un po' a scoprire meglio di cosa si tratta. Prima di fare questa cosa, permettetemi di fare una piccola presentazione, introduzione, ne avevamo parlato un po' con Saverio che poteva essere utile questa cosa, sul mio modello di lavoro, cioè che in realtà potrebbe essere interessante, o almeno spero, se non lo è, dopo cambiamo velocemente, fare un piccolo ragionamento su come sta cambiando la struttura e i modelli di lavoro di professionisti quali designer, architetti, eccetera, eccetera. E diciamo, io volevo portare un po' il mio esempio perché io utilizzo questo nome che vedete qui, che è Urbano Umano, creando una specie di marca, una specie di marchio riconoscibile della mia attività professionale, con un modello che chiamo di agenzia distribuita. Che significa? Significa che in realtà io mi rendo conto di una cosa, che lavorando come professionista in realtà lavoro io stesso in molti progetti collaborando con altre persone. Cioè, quello che voglio dire è che io, anche utilizzando la parola agenzia, in realtà mi promuovo da me stesso, da solo, quindi come freelance o come libero professionista. Però in realtà mi rendo conto che quando faccio questa cosa non posso farla se non tengo in conto il fatto che in tutti i processi in realtà collaboro direttamente con altri professionisti. E questa cosa è importante perché stiamo passando un po' da un'idea che abbiamo ereditato di piccole, medie, grandi strutture in cui noi lavoriamo sotto, diciamo, la direzione di qualche persona e questa struttura poi garantisce i clienti, garantisce la gestione amministrativa, garantisce diciamo, le infrastrutture fisiche, eccetera, eccetera. In realtà quando tu lavori da solo, tutte queste cose le devi fare tu stesso. Però dall'idea, diciamo, che noi abbiamo forse in mente di quella del libero professionista tradizionale, oggi si aggiunge un'altra difficoltà che è quella di gestire bene la collaborazione, nel senso che non si tratta più solamente di ricevere un incarico, magari da un altro studio di architettura o da uno studio urbanistico, dal comune, eccetera, eccetera, ma si tratta molto spesso di creare le opportunità di questo incarico
in collaborazione con altre persone, cioè che in un certo senso come professionista tu ti ritrovi a essere un po' promotore di progetti insieme ad altre persone e con queste altre persone vai un po' alla ricerca di quelli che possono essere diciamo, i finanziatori da un lato, i responsabili dall'altro lato, i clienti, eccetera, eccetera. E no, non mi dilungo di più su questa cosa, però questa immagine in realtà riassume un po' il mio modello di lavoro. Essendo io al centro, le palline azzurre in realtà sono tutte le persone con cui collaboro. Vedete che le frecce sono in due direzioni, dal centro verso l'esterno, quindi con le persone con cui collaboro, però una cosa fondamentale è la promozione delle frecce tra le persone che collaborano con me. Che significa? Significa che normalmente una tendenza che si ha dal punto di vista professionale è quando io conosco una persona con cui lavoro bene, tendo a considerare questa relazione professionale come esclusiva e cerco di fare in modo che altre persone non mi rubino, diciamo, il collega o comunque la persona con cui collaboro. E cerco di evitare la connessione fra di loro, mentre invece dal mio punto di vista è proprio tutto il contrario, cioè ogni volta che io lavoro con qualche persona di interesse, che riconosco che è interessante, cerco di fare in modo che questa persona possa conoscere tutte le altre persone con cui ho collaborato e fare in modo che questa persona possa collaborare anche con gli altri. Questa cosa è importante perché in realtà oggi questa discussione è un po', chissà, da tutto quello che abbiamo parlato oggi, non viene tanto a conto, però visto che la stiamo anche registrando potrebbe essere utile. E nella nuova dimensione di lavoro che stiamo sviluppando è sempre più difficile capire come gestire questa collaborazione e in alcuni casi si vengono a creare dei veri e propri problemi che vengono dati dalla maniera in cui noi gestiamo le relazioni umane in queste collaborazioni. Che significa? Significa che spesso ci potremmo ritrovare nella situazione in cui io collaboro con una persona, non perché considero questa persona realmente capace nel suo lavoro, ma perché voglio arrivare ad un'altra persona attraverso della persona di prima. Cioè, io che ne so, voglio lavorare con Saverio, cerco di lavorare con un'altra persona, perché in realtà voglio usare questa persona per arrivare a Saverio. Questa per me è una pratica non etica. Perché io non sto lavorando con una persona perché valuto quella persona come brava, diciamo, ma semplicemente perché ho un secondo fine. E questa cosa per me è negativissima e crea delle nefaste relazioni professionali di lavoro. Per cui è sempre importante tenere presente che nella collaborazione si mette in primo piano il valore delle persone. Questa cosa significa che tu non ti aspetti il richiamo di ritorno. Se io collaboro con Saverio, non mi aspetto che Saverio mi richiami per collaborare con me. Sembra facile a dirlo, però in realtà molto spesso in queste collaborazioni si funziona in questo modo. E questo modo di funzionare ha un nome, si chiama adocrazia. Non so se avete sentito mai questo concetto. Conoscete il concetto di democrazia? Adocrazia viene dall'unione di ad hoc, dal latino ad hoc, e grazia, quindi significa che tu in un certo senso ti centri sull'obiettivo attuale. Se per esempio noi vogliamo riqualificare i sottani di cui stiamo parlando adesso, io ho un obiettivo chiaro. Quando parliamo per esempio di prototipato, in realtà stiamo parlando di un'azione che è molto simile all'adocrazia, cioè io cerco di fare in modo di ottenere dei risultati subito, senza preoccuparmi troppo delle infrastrutture che poi renderanno sostenibili nel tempo queste attività, perché la cosa più importante è riuscire ad ottenere dei risultati subito. Questa cosa è importante perché in alcuni casi tendiamo a preoccuparci troppo delle infrastrutture, come per esempio anche prima, no? Nel dibattito che parlavamo prima del contratto, effettivamente, tendiamo a voler specificare talmente tanto quale deve essere poi la struttura che manterrà nel tempo i nostri obiettivi, che poi in realtà alla fine otteniamo un risultato controproducente, perché innanzitutto dedichiamo uno sforzo enorme a creare questa infrastruttura, poi una volta che l'abbiamo creata, questa infrastruttura ci si ritorce contro, perché ci impedisce
fare delle cose alle quali non avevamo pensato, perché di questo si tratta. Quando c'è collaborazione reale e quando stiamo parlando di processi, è inevitabile che l'idea iniziale si trasformerà moltissimo, ed è proprio lì che è il valore, no? Quindi ecco, queste, come vedrete poi durante questa conferenza, insomma, questa discussione, vi proporrò altri concetti, perché penso che sono utili. In realtà sapete che quando noi usiamo le parole ci aiutano a fissare dei concetti in un modo molto più potente, no? Noi possiamo avere delle idee in testa, però poi dopo se conosciamo il nome, la parola che identifica quelle idee, è più facile poi tenerle. Poi più in là parlerò un po' di questa idea della città condivisa, che praticamente nasce dall'idea che quando noi pensiamo alla realtà di una città, non necessariamente dobbiamo pensare che tutte le infrastrutture ci vengono date direttamente dall'amministrazione pubblica o comunque da altre persone che sono professioniste nell'offrire determinati servizi, ma è un po' un richiamo per ricordarci che in realtà la città è fatta da cittadini, e i cittadini non siamo utenti, come purtroppo spesso mi sento dire. Cioè, io sono stato in alcune riunioni con urbanisti e politici e si utilizza la parola utente per cittadino, e lì io sinceramente proprio non so che dire. Però purtroppo è vero che noi cittadini ci mettiamo anche spesso in quell'atteggiamento di utenti, cioè in attesa aspettiamo che altri risolvino i problemi, che altri facciano delle cose, perché la società democratica che noi abbiamo sviluppato ha definito, diciamo, dei doveri e dei compiti per ognuno di noi. E qui arriviamo un po' al nocciolo poi di tutta questa presentazione, che secondo me è questa diapositiva, che è riuscire poi a riflettere su come possiamo aggiungere a un modello che è quello che abbiamo ereditato fino adesso, aggiungere a questo, non sostituire, ripeto, aggiungere, un nuovo modello, un nuovo, diciamo, una nuova idea, un nuovo insieme di un immaginario nuovo, che quindi si è basato invece che solo sull'idea che noi scegliamo, ma sull'idea che noi possiamo costruire il nostro contesto che abitiamo fondamentalmente. Che significa questo? Significa che noi in realtà in questa idea di democrazia, che comunque ci siamo dati, soprattutto in Occidente, no? Poi con la scia di tutto il cosiddetto sogno americano, che comunque incide molto sulla nostra cultura, noi abbiamo enfatizzato dato troppa importanza a questa libertà della scelta, no? Noi in realtà consideriamo che la migliore delle cose che possa succedere a una società è offrire ad ogni membro di questa società la possibilità della scelta, la libertà, no? La libertà si traduce in questa scelta. Tant'è vero che c'era la canzone di chi era? Non mi ricordo, quello che diceva libertà e partecipazione. Gaber. Fondamentalmente questa cosa si ispira un po' lì, cioè noi abbiamo pensato durante troppo tempo che la libertà viene dalla scelta, invece la libertà può esserci solo se arrivo alla partecipazione e quindi alla costruzione, cioè il cittadino fino a quando non è protagonista di quello che vive, in realtà non è libero, perché dipende sempre dagli altri, no? Però noi nel fondo, nella società occidentale, diciamo cosiddetta democratica, abbiamo un po' vissuto volontariamente e involontariamente in questa illusione che la scelta è sufficiente per avere una libertà. Che significa? Significa che in questo modello noi in realtà deleghiamo costantemente ad altri. Anche come vedete, l'idea della specializzazione, ritorno a quello di prima che parlavo della professione, la mia generazione particolarmente, io ho 35 anni. Secondo me la mia generazione sta vivendo attualmente una tragedia storica, perché
noi diciamo, siamo una generazione che è cresciuta con l'idea che specializzarsi, studiare, andare all'università, eccetera, eccetera, era, diciamo, l'elemento essenziale per poi entrare in un mondo del lavoro che ci avrebbe dato poi tutte le ricchezze e le necessità di cui avevamo bisogno, no? Che è una cosa che con molta fatica hanno costruito, con buone intenzioni, lo voglio specificare, i nostri genitori, no? Cioè con tutte le loro buone intenzioni hanno costruito questo mondo, loro hanno creduto nel fondo che stavano costruendo una realtà che era positiva e che dava, diciamo, il benessere a tutti. Nel frattempo molte cose sono cambiate. In realtà la mia generazione si trova a vivere una tragedia enorme, perché in realtà le ragioni sono tantissime, però fondamentalmente diciamo che la mia generazione non ha un posto attualmente nella società produttiva, non ce l'ha. Non ce l'ha nei metodi e nelle forme che culturalmente abbiamo ereditato. In realtà ce l'avrebbe, e tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi in realtà vanno in quella direzione, però siamo bloccati in un immaginario che è ancora rivolto al passato, cioè fondamentalmente noi stiamo ancora ad aspettare il famoso posto di lavoro, no? E fin quando pensiamo nell'attività produttiva come posto di lavoro, sta cosa sarà bruttissima, cioè non ne usciamo vivi da lì. Io parlo di tragedia perché purtroppo che succede? Chiaramente io parlo di un processo che stiamo vivendo proprio in diretta adesso, no? Quando c'è un processo in azione, quando comincia questo processo, il problema che c'è è che c'è sempre qualcuno che invece continua a vivere il sogno del passato. C'è sempre qualcuno che lavora alle poste, c'è sempre qualcuno che è entrato in un posto di lavoro interessante, con o senza raccomandazione, in realtà per me è completamente indifferente attualmente, però. E quindi questa cosa ci porta a vedere il problema della nostra generazione che non entra nel mondo produttivo come un problema personale. E questa cosa secondo me è drammatica, perché come generazione ancora non abbiamo, nonostante si parla molto di crisi, eccetera, eccetera, non abbiamo ancora assimilato il fatto che si tratta di un problema enorme collettivo, e fino a quando non lo assumiamo come un problema collettivo, lo vivremo sempre come una tragedia personale. Io lo vedo, cioè io adesso vivo a Londra, in realtà sono molti anni che non vivo in Italia. Però diciamo che io direi che in Europa in generale esiste questa situazione, e nei diversi posti in cui sono stato ho visto che nel fondo si tende a un lamento facile, però poi la tragedia reale rimane nascosta nelle case di ognuno, perché nel fondo pensiamo che possiamo continuare a vivere nel modello economico e nel benessere che hanno creato i nostri genitori. Allora, ho detto tutto questo concetto anche per capire perché metto qui quest'idea della specializzazione, perché secondo me questa idea della specializzazione è stata una delle cause che poi ha creato questo grande problema di cui noi viviamo oggi, cioè noi ci siamo identificati con la nostra professione e ci è stato detto che quanto più specialisti siamo in quella professione, maggiori possibilità di lavoro avevamo nel futuro. Cioè, hanno insistito parecchio, nel senso che, cioè, io penso che poi come avete visto, master, corsi di specializzazione, tutto, cioè tutto l'impossibile. E alla fine dei conti non è arrivata questo benessere. Quindi, un'altra situazione che comunque abbiamo vissuto è che costantemente ci siamo ritrovati sempre in una chiara separazione tra una situazione di produttore e una situazione di consumatore. Questa cosa è valida anche quando pensiamo nella città, cioè nella città, se ci fate caso, ognuno di noi in dei posti ha una posizione di produttore, in altri posti c'è una posizione di consumatore. Mentre invece, perché non pensare che questa separazione tra consumatore e produttore può convivere costantemente nella città, nel posto di lavoro, in casa, eccetera, eccetera. Poi dopo vedremo in che modo questa cosa è possibile. Poi chiaramente, secondo me, questa idea del culto della scelta, secondo me, ha portato a un isolamento. Cioè, nel senso che io faccio sempre l'esempio di
anche di Ikea, no? Cioè che Ikea in realtà è un esempio emblematico, soprattutto quando fa la pubblicità, no? Che dice la Repubblica indipendente di casa tua, no? Che poi dipende da dove vivi, in Spagna è il regno indipendente, perché lì c'è la monarchia, in Italia è la Repubblica, quindi cambia. Però in realtà sintetizza, perché la pubblicità è interessante, perché il messaggio che dà la pubblicità è anche un modo per analizzare com'è la società, no? E chiaramente riassume quest'idea che noi siamo fatti, che nel fondo l'elemento fondamentale della nostra vita è la casa, no? Per cui la nostra casa è fantastica, è perfetta, c'è tutto. Poi quello che c'è dopo, un metro più della nostra casa, in realtà ci interessa meno. Secondo me, diciamo, la nostra generazione sta riscoprendo che ciò non è vero. Un'altra cosa che mi piace citare spesso è una frase di Gianni Rannò, se non mi sbaglio, di Gnammo, come si chiama? Gnammo? Lo conosci Gnammo? Sì, Gianni Rannò, non mi ricordo bene. Comunque, il fondatore di Gnammo ha detto una frase molto interessante. Ha detto che noi siamo la prima generazione che in un certo senso rifiuta o diciamo, si allontana da quelli che sono i valori dei nostri genitori, che non è nemmeno una cosa tanto nuova in realtà, tutte le nuove generazioni in un certo senso tendono. Però la novità viene dopo e sta riscoprendo quelle dei nonni. Gianluca Nanno. È quello che, cioè, se ci fate caso, anche nei discorsi che abbiamo fatto oggi. Tutte le cose di cui abbiamo parlato hanno a che vedere con delle idee che per i nostri nonni erano ovvie, cioè non è, noi erano proprio ovvie, tutte le idee anche dell'architettura vernacolare, eccetera, eccetera, no? Cioè erano proprio ovvie. E poi in realtà noi con questa, secondo me, questa è un'interpretazione mia, con questa idea della specializzazione, della delega, eccetera, eccetera, le abbiamo distrutte e adesso spero, io comunque lo vedo, le recuperiamo. Quindi un po' l'idea di passare, di aggiungere a questo, a un altro modello in cui noi siamo più partecipi della costruzione del territorio in cui abitiamo, in cui invece di esaltare questa idea della specializzazione, pensiamo più all'idea di ibridare e unire diverse conoscenze, no? Perché anche qui è inutile che facciamo la macchina più ecologica del mondo, no? Io mi specializzo, so fare le macchine, faccio le macchine che consuma zero, che fa zero emissioni. Poi però se una città è piena di macchine, anche se sono zero emissioni, non posso camminare, a che mi serve? È più utile magari se associo all'idea della macchina ecologica un'idea per esempio, di condivisione della macchina, in modo che nelle città ci siano meno macchine, e la città sia più vivibile, sia più camminabile, eccetera, eccetera. Poi l'idea del prosumer, che era un po' quella che vi introducevo al principio, che cominciamo a vedere sempre di più adesso la possibilità di pensare come noi stessi in diverse situazioni, come l'unione di questi due concetti, che è quella di produttore e consumatore. Quindi non è detto che io devo essere consumatore solo nel mio lavoro, quello professionale che poi mi porta soldi a casa, ma io posso essere produttore in molti altri modi. Tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi sul valore sociale, sulla riqualificazione, diciamo, l'impegno che poi ognuno di noi vuole mettere in gioco per migliorare la città, vanno in questo senso. Cioè, noi come cittadini non ci mettiamo più in posizione di utenti che aspettano che altri creino diciamo, la situazione per cui la città sia più viva e più interessante, ma direttamente in prima persona ci mettiamo in gioco per produrre quella situazione. Questa cosa è importante perché purtroppo diciamo, a livello culturale abbiamo dedicato poco tempo a pensare a livello anche di educazione, le scuole, eccetera, diciamo, che cosa significa la cittadinanza, sì, grazie, e come funziona la città, tutte queste cose, no? E in realtà poi col tempo che cosa è successo? È successo che noi abbiamo dato per scontato che la città esiste
perché esistono gli immobili, perché esistono le strade. Cioè siamo arrivati a pensare che la città è semplicemente la fisicità della stessa, che è qualcosa che tu erediti, che sta sempre lì, c'è sempre stata e ci sarà sempre. Ancora una volta, in tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi, anche di socialità, eccetera, eccetera, noi abbiamo dato per scontato, per cui che succede? Che poi a livello politico, per fare un esempio, è molto più rentabile, cioè molto più utile parlare di opere pubbliche che non di processi pubblici di maggiore interesse sociale, perché la fisicità e le cose che si vedono vendono di più di quelle che poi si vivono giorno per giorno, che è una cosa che ce l'abbiamo proprio inculcata, secondo me, fin da piccoli, perché in realtà non c'è stata sufficiente educazione su cosa è la città, su quali sono i fenomeni sociali, i fenomeni economici, eccetera, eccetera. Quindi è importante ritornare ad essere produttori della città, protagonisti della città. E poi vedete che c'è quest'idea dell'intelligenza collettiva. Che significa? Significa che probabilmente invece di isolarmi a casa mia, forse è più interessante fare delle cose con i miei vicini di casa, con altri cittadini, perché fra l'altro lo stile di vita, il modello di vita, la qualità di vita migliora. Cioè, nel fondo, cioè quello che vediamo, io se analizzo pure un po' la generazione che ci ha preceduto, senza voler troppo colpevolizzarli, cioè non. Però, in un certo senso, con il benessere economico, la società ha cominciato a pensare che nel fondo con i soldi dirò molte ovvietà, però oggigiorno le ovvietà sono importanti da ricordarle. Però noi diciamo in un certo senso con i soldi, con il benessere abbiamo cominciato a pensare che con i soldi risolvevamo tutto. Per cui la cosa più importante per ognuno di noi era riuscire ad arrivare ad avere una posizione di accesso a grosse quantità di soldi. Da lì la specializzazione, da lì il culto dell'università, senza poi pensare realmente che cos'è la persona, che ruolo c'è nella società, chi sono le mie, il mio capitale razionale. Io per esempio se. Oh. Scusate. Ultimamente rifletto molto anche sulla mia storia personale, però in generale su come uno studente vive la sua carriera, sia prima studentesca e poi professionale. Cioè, a che cosa mi riferisco? Se io penso a me stesso, no? Io sono di un piccolo paesino in provincia di Frosinone. Quando ho scelto di fare l'università, ho scelto di andare a Roma. Quando sono andato a Roma, nel fondo, le relazioni con il mio paesino cominciano a diminuire, no? E queste sono cose che molti di voi che pure studiano a Roma, altre città, ho sentito Firenze, Roma, eccetera, sicuramente state vivendo. E crei un altro contesto sociale nella città in cui vai a studiare. E probabilmente, se non adesso, più in là, potreste trovarvi in una situazione di andare a lavorare in un'altra, o studiare o lavorare in un'altra città. Adesso, la cosa che a me fa pensare è che durante molto tempo e ancora oggi abbiamo dedicato poca attenzione a tutto il capitale relazionale che noi lasciamo dietro. Cioè, quando noi pensiamo a noi stessi e alla nostra professionalità, privilegiamo, l'eccellenza e la possibilità, le opportunità che mi apre il fatto di studiare in una grande città, una università importante. Di andare a lavorare, poi di poter andare a lavorare in un posto importante, piuttosto che relazionare le mie capacità professionali con il territorio a cui appartengo. Cioè, in un certo senso, è questo, è una cosa che è proprio lì, è un dato di fatto, nel senso che quando noi pensiamo allo sviluppo della nostra professionalità, non pensiamo al territorio in cui viviamo. Cioè, se io sono architetto e sono di un paesino di Frosinone, in realtà la mia sviluppo come architetto si è sviluppata a Roma e poi in altre città, e in questo sviluppo della professionalità poco c'era del territorio in cui io sono cresciuto. E secondo me questa cosa qua è drammatica perché ha rotto definitivamente i legami poi tra delle persone
con il territorio in cui abitano, in cui vivono, che questo è un problema grosso. Cioè, allo stesso modo in cui un cittadino pensa che tutto gli è dato, senza pensare che in realtà lui forma parte stessa del territorio della città in cui vive, se ci pensiamo a noi stessi, come vi dicevo prima, molto legati all'idea stessa della nostra professionalità, noi pensiamo costantemente alla nostra professionalità slegata dal territorio. Fortunatamente qua c'è esperimenti architettonici che segue un'altra linea, però molto spesso lo facciamo questo, cioè sviluppiamo, mettiamo proprio tutto il massimo della nostra intelligenza professionale a servizio di qualsiasi territorio, senza poi riflettere al territorio da cui proveniamo. Questa è una semplice professione, riflessione. E c'ha a che vedere con questa idea del passaggio dall'isolamento all'intelligenza collettiva. Se io mi specializzo, se io penso solo alla mia professionalità e non ho una relazione diretta con un territorio, sono più sul lato isolamento che nel lato di intelligenza collettiva. Poi vedremo alcuni esempi, eccetera. Poi vi volevo introdurre, anche qui in realtà sono tutte cose di cui già abbiamo parlato, però come intendere l'urbanistica peer-to-peer o diciamo fatta tra pari e l'idea dell'open source, come queste cose diciamo possono entrare in un'idea di urbanistica o comunque di città diversa. In realtà queste sono cose che già Marco vi ha accennato oggi, che ha a che vedere con questa idea che in realtà non possiamo pensare di formar parte della gestione della città, del miglioramento della città, senza dover sempre pensare a come o a quale sarà la risposta dell'amministrazione pubblica, oppure di coinvolgere fin dall'inizio l'amministrazione pubblica. E quindi voglio fare alcuni esempi di questo tipo. Cioè, fondamentalmente l'idea, come diceva Marco, dice, ma se tu, cittadino, sei capace di auto-organizzarti e di creare intelligenza collettiva con altri cittadini, fallo. Chiaramente fallo in un modo rispettoso, legale, eccetera, eccetera, però fallo. Non aspettare a che l'amministrazione pubblica ti dia l'appoggio o cercare una implicazione diretta. Perché poi nel momento in cui tu quello che fai ha valore reale, vedrai che l'amministrazione ti viene dietro. Quindi vi do alcuni esempi molto semplici che ho vissuto di prima persona. Uno è questo che è di Madrid, che è Invisible Madrid. Invisible Madrid è un blog che praticamente è il blog usato da una comunità di persone che a Madrid ci muoveva. Io ho vissuto a Madrid 10 anni. Le persone che ci muoviamo in bici a Madrid ci ritrovavamo in questo blog, no? E gli animatori, un po' i fondatori del blog, proposero di creare una mappa che in qualche modo tracciassero quelli che erano i percorsi più agili, più semplici da fare in bicicletta per muoversi nella città di Madrid. Che succede? Che l'hanno fatto online attraverso una wiki, per cui le persone cominciavano a indicare quali erano i percorsi più comodi. Dopodiché hanno proposto ad un laboratorio molto interessante che c'è a Madrid, che si chiama Media Lab Prado, la possibilità di fare lì un workshop, in modo che la comunità potesse vedersi fisicamente, come per esempio stiamo facendo noi qui, no? E poter lavorare in un modo molto più diretto. In questo workshop loro hanno finito di tracciare, di creare un mappa molto molto utile, molto ben fatto. E cosa è successo? È successo che dopo l'amministrazione pubblica è venuta a conoscenza di questa mappa e ha offerto ai cittadini che avevano creato questa mappa la possibilità di stamparla su carta e poi distribuirla in tutti i centri culturali della città. Quindi, come vedete, in questo caso c'è stata un'azione virtuosa da parte della cittadinanza, poi una buona visione dell'amministrazione pubblica che ha riconosciuto un valore creato direttamente dalla cittadinanza e ha messo a disposizione, quindi ha amplificato il potere, la potenzialità di questo progetto, ponendo a disposizione tutte le risorse di cui ha a disposizione poi un'amministrazione pubblica, cioè ha permesso che poi questa mappa arrivasse veramente a tutti quanti, cioè quasi tutti quanti, comunque avesse un'ampia diffusione. Un altro esempio
questo, la Galleria de Magdalena, che praticamente queste sono due ragazze che hanno preso queste, diciamo, come si chiamano, delle barriere, diciamo, per i lavori in corso, che c'era una strada del centro di Madrid, e l'hanno trasformata in una galleria, nello spazio pubblico. È interessante perché loro fin dall'inizio hanno capito che il valore reale di questa galleria non era solamente, diciamo, il fatto che tu esponi pubblicamente in uno spazio pubblico delle opere d'arte, ma il valore era relazionale fondamentalmente. Perché loro praticamente ogni domenica proponevano un'esposizione diversa, che loro stesse curavano, cioè loro fanno un lavoro di curator, parlavano con degli artisti e ogni domenica preparavano un'esposizione creata apposta per questo spazio. E la cosa bella era che tutte le opere d'arte in realtà erano lì per essere regalate. Cioè, l'esempio che vedete qui, questi quadri, in realtà hanno un magnete, qualsiasi persona poteva andare lì, se lo prendeva e se lo portava a casa. Però era voluta questa cosa, no? Perché? Perché poi in realtà il valore più grosso era quel momento in cui sei lì e cominci a parlare con le persone. Cioè questo aspetto relazionale, lo spazio pubblico, era messo in valore semplicemente da questa azione di curatoria, diciamo, artistica. Questa cosa è interessante perché, curiosamente, loro hanno scoperto poi, queste ragazze, che a Copenaghen l'amministrazione pubblica ha creato un bando in occasione di un cantiere per la costruzione della metropolitana. Lì a Copenaghen, che hanno per alcune cose veramente una visione molto proiettata nel futuro, hanno fatto un concorso che realmente cercava questo tipo di interventi. Cioè hanno capito che queste barriere in realtà sono dei muri orrendi per la città, queste opere durano molto tempo e che era necessario fare qualcosa con queste. Qui l'esempio è un po' il contrario, siccome prima ho dato un esempio positivo di Madrid, vi do uno negativo. Loro sono anni che cercano di parlare con l'amministrazione pubblica e dirgli: guarda che noi stiamo a fare queste cose, perché non ci appoggi? E l'amministrazione pubblica non ne vuole sapere. Però poi dall'altro lato, cioè a molti chilometri di distanza, c'è un'amministrazione che fa tutto il contrario, fa proprio un concorso per cercare questi tipi di attività. Quindi è anche vero che molto spesso vi riconosco che le amministrazioni non sono sempre così. Voi magari lo sapete, così visionarie, non sempre riconoscono il valore, però questo non impedisce che comunque c'è un valore reale già nell'azione stessa che noi facciamo. Cioè, chiaramente se l'amministrazione pubblica non appoggerà questo tipo di interventi, queste ragazze prima o poi smetteranno, perché chiaramente non possono fare. E poi questo è un altro esempio, comunque in Spagna molto conosciuto, che si chiama Campo de Cebada. È praticamente una piazza pubblica gestita direttamente dai cittadini. Questa qui, anche qui la porto come esempio di come l'atteggiamento proattivo della cittadinanza, è riuscito ad ottenere qualcosa che non sarebbe mai nato, senza di essa, nel senso che l'amministrazione non sarebbe mai sognata di, offrire direttamente alla cittadinanza in gestione dello spazio pubblico, ma in seguito alla domanda, alla richiesta della cittadinanza di gestire questo spazio, alla fine il comune ha ceduto e ha permesso quindi poi alla cittadinanza di gestire questo spazio. Questo è uno spazio molto, vedete qui, questo era all'inizio, adesso è completamente diverso, qui alcune attività. E la cosa interessante di questo spazio, che io lo porto sempre come esempio, secondo me ha molto a che vedere anche con quello di cui stiamo parlando qui riguardo ai sottani, che è quest'idea che lo spazio pubblico e comunque la città non si può pensare come qualcosa di finito. Cioè, nel momento in cui noi pensiamo che la città può essere disegnata, costruita e finita, in realtà abbiamo ammazzato la città fondamentalmente, cioè, oppure abbiamo creato qualcosa di diverso che non è una città, no? Un mio professore dice sempre che la città necessariamente ha una storia. Se non ha storia non è una città, no? E
Quindi la cosa interessante di questo spazio è vedere come in realtà la cittadinanza, quando gestisce uno spazio pubblico, è capace di creare uno spazio ancora più vivo, perché in realtà questo è uno spazio che si trasforma in continuazione, perché c'è una serie di persone, c'è un'assemblea pubblica che tutti i lunedì si riunisce e gestiscono, prendono le decisioni su come gestire questo spazio. Questa assemblea è aperta, per cui ogni persona può formare parte di questa assemblea e gli permette di poter gestire in modo diciamo, efficace lo spazio. Anche qui ritorno un po' al concetto che vi raccontavo all'inizio, che era quello dell'adocrazia. Perché? Perché l'importanza di questa assemblea e perché l'importanza di dire che ogni lunedì si riunisce ed è aperta a tutti? Perché, fatta eccezione delle semplici regole stabilite diciamo, all'inizio e comunque da questa assemblea, quindi dall'idea che ogni lunedì c'è l'assemblea, in realtà poi la gestione è autocratica. Cioè non è che ci sta una Costituzione che ti dice quello che si può fare, quello che non si può fare. In realtà costantemente, e questa cosa in realtà è molto sana, perché poi in realtà uno spazio come questo ha molti problemi. In effetti ce li ha, non è così facile risolverli, perché cioè, il problema di questo tipo di spazi, per esempio, attualmente è che diventa uno spazio così interessante, che diventa un richiamo, che comincia ad avere un livello metropolitano, per cui ogni domenica, per esempio, soprattutto nei fine settimana, si riempie talmente tanto che la gestione collettiva comincia ad essere difficile. Che significa gestione collettiva? Che fino a quando diciamo, l'uso di questo spazio ha un livello di quartiere o diciamo, anche di città, si riesce a mantenere un livello di corresponsabilità accettabile. Per cui per esempio la polizia, il rispetto per gli altri rimane. Quando questa cosa poi aumenta, quindi arriva a un livello metropolitano, per cui le persone che arrivano già non hanno diciamo, nessuna referenza con i valori, con i modelli di gestione che fanno parte di quello spazio, allora lì è quando si cominciano ad avere dei problemi. Quindi queste sono cose anche qui interessanti da avere in, avere in mente. No? Poi, con questa diapositiva in realtà volevo enfatizzare un aspetto che secondo me è importantissimo ed è molto contemporaneo, che questo spazio ha ricevuto un premio molto particolare, cioè ha vinto il premio Ars Electronica. Ars Electronica è un evento che si svolge a Linz in Austria e che fondamentalmente premia e promuove diciamo, la creatività digitale, la creatività elettronica. E ha vinto uno spazio fisico, ha vinto il premio come migliore digital community. Cioè, durante il 2000, non ricordo se era il 2012, cioè, secondo la giuria di questo premio, la più interessante comunità digitale era questa piazza, che è fisica, nettamente fisica. Per me è un passaggio quasi storico, perché finalmente ci rendiamo conto che il digitale forma parte della realtà e ci siamo levati dalla testa che internet, il digitale, tutte queste cose formano parte di una realtà che non si sa qual è, no? Ma quindi diciamo, eliminare questa separazione tra digitale e reale, come se il digitale non fosse parte della realtà. Quindi secondo me questo è un momento storico poi di questa cosa. Diciamo che il lavoro che loro hanno fatto di costruzione della comunità ha vinto. Esattamente, cioè la giuria, quello che ha premiato lì è chiaramente il fatto che per gestire, per creare uno spazio come questo, oggigiorno necessariamente utilizzi i dispositivi digitali, che molto spesso sono anche le email, il WhatsApp, cioè non è che si deve immaginare grandi piattaforme, cose molto complicate, no? Facebook, cioè. Però è fondamentale perché sono quegli scambi veloci di informazione che in realtà permettono di aprire sempre di più questi processi di gestione e quindi poi di essere sempre più flessibili. Questo poi ci porta un po' all'idea di questa idea della città senziente, che è un po' io lo utilizzo un po' per andare oltre, sicuramente forse immagino che l'avrete sentito, questa idea della smart city, che a me diciamo, mi convince fino a un certo punto. Preferisco parlare di una città senziente perché è fondamentale parlare proprio della socialità della città. No? Cioè, chi mi conosce sa che a me la tecnologia interessa, però è importante
non farne, diciamo, il punto fondamentale di interesse, no? Cioè, anche qui un'ovvietà, però comunque le ovvietà spesso, dicevamo, sono, vanno reiterate, quindi io intendo che la tecnologia fondamentalmente a me mi serve per migliorare la comunicazione e la condivisione. È uno strumento che io considero molto molto potente in questo senso, no? Però diciamo che l'obiettivo del mio lavoro, sia come professionale che come cittadino, non è in sé per sé la tecnologia. E fra l'altro, ritornando un po' al concetto del prosumer, lo spazio digitale è lo spazio che ci ha permesso di capire bene che significa questa idea di prosumer. Fondamentalmente voi quando usate YouTube, quando usate Facebook, Twitter, siete dei prosumer, siamo dei prosumer, perché stiamo producendo quello che poi noi stessi consumiamo, no? E quindi, vabbè, insomma, stabilire una volta per tutte che viviamo in una realtà che è fatta di queste abitazioni tra fisico e digitale. E vorrei un attimo promuovere una riflessione sul concetto di identità. Non ti voglio ammazzare il computer. Perché cioè, innanzitutto chiarire che la nostra identità attualmente ha questa doppia dimensione, no? C'ha quella presenziale e quella digitale. Che significa? Significa che chiaramente molti di voi prima di oggi non mi conoscevano e adesso qui presenzialmente io vi posso raccontare qualsiasi cosa su di me e nel frattempo che voi non accedete a internet ci potreste credere. Nel momento in cui potete accedere ad internet potreste scoprire che quella cosa di cui vi parlo è vera o è falsa. Nel senso, io vi potrei dire che non è vero che sono italiano, in realtà sono spagnolo. Cioè, magari forse a parte l'accento, eccetera, non avreste diciamo, elementi per capire se questa cosa è vera o no, no? Che significa? Significa che nell'ambito della presenzialità, degli spazi fisici, tu ti gestisci la tua identità un po' come vuoi, cioè sei tu che in ogni momento sei padrone della tua identità e la manovri, la gestisci come vuoi. Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, nell'ambito digitale non è così, nel senso che le caratteristiche della tua identità digitale non dipendono solo da te. E fra l'altro hanno una dimensione temporale diversa. Che significa? Significa che l'identità digitale è l'insieme delle informazioni che riguardano il passato e il presente allo stesso tempo, mentre invece la mia identità presenziale, come vi dicevo, io la gestisco direttamente nel presente, anche se è relazionata con il mio passato, però io qui adesso vi racconto delle cose. Invece quella digitale, se voi andate su internet, potete vedere molte delle cose che io ho fatto in passato. Quindi il passato e il presente stanno attaccati. E un altro elemento importante è che è ubiqua. Significa che voi potete accedere alla mia identità digitale in qualsiasi posto, invece la mia identità presenziale solo se io sono presente. Detto questo, volevo riflettere innanzitutto su come questa cosa in realtà è importante anche per i luoghi. Cioè in realtà ogni luogo ha una sua identità. Il centro storico di Altamura, un determinato sottano probabilmente ha una sua identità che vive in realtà nella memoria e nei pensieri di tutte quelle persone che in qualche modo direttamente o indirettamente hanno conosciuto quello spazio. Che succede? Succede che effettivamente si tratta di qualcosa che esiste solo nelle menti delle persone e nelle relazioni, negli scambi di queste persone. Nel momento in cui in realtà le informazioni su un luogo sono pubbliche, per esempio sono accessibili su internet, l'identità di un luogo cambia. E qui c'è un esempio bellissimo che è questo, Bari. Che praticamente un mio amico, cioè una coppia di amici che vivono a Parigi,
loro, tra le tante cose che fanno, fanno dei workshop per imparare ai parigini a fare la pasta fatta a mano. E loro hanno imparato a fare le orecchiette grazie a questa signora che a Bari, magari molti di voi già ci sono stati lì perché immagino che è conosciuto, su una strada fanno direttamente a mano queste orecchiette e poi le vendono. Questa signora, non sappiamo se è un'idea sua direttamente o qualcuno che la conosce, ha messo su YouTube un video in cui spiega come fare le orecchiette e la relaziona direttamente alla strada in cui le fa. Questa cosa è importante perché innanzitutto i miei amici hanno imparato a fare orecchiette grazie a questo video, quindi tutto un discorso che poi potremmo fare su come si crea la conoscenza, come si trasmette, anche qui andiamo cioè molto al di là poi degli spazi, eccetera, eccetera. Però c'è un altro discorso che è fondamentale, che quando noi siamo andati a Bari, io e questi amici miei, l'estate scorsa, siamo andati a Bari, al primo posto a cui siamo andati è qui. Cioè siamo andati a cercare questa signora, cercare di capire qual era la strada e siamo andati lì. L'abbiamo trovata e fra l'altro c'era proprio questa signora. Allora è stato bellissimo perché Francesco e Valentina, questi due miei amici, l'hanno ringraziata, insomma, sono messi lì a parlare, hanno spiegato che loro hanno imparato grazie a lei su internet, eccetera, eccetera. Però la cosa qui importante è che l'identità di questo spazio è stata trasformata da un video su YouTube, perché se no noi su quella strada lì non ci saremmo mai andati. Cioè, quindi questa cosa è fondamentale, capire come la sfera digitale affetta e trasforma l'identità dei luoghi. E un altro esempio importante, questo è un blog di Madrid, di un quartiere che si chiama Tetuan, che diciamo, negli ultimi anni aveva cominciato ad avere una fama un po' negativa. Cioè, era un po' malfamato come quartiere. Una ragazza ha detto, ma io tutta questa malvivenza, cioè, chiaramente non sarà il quartiere più in della città, però nemmeno ci stiamo a sparare, ammazza tutti i giorni. Allora ha detto, ma sti giornali invece cioè, cacciano fuori sempre ogni giorno cose drammatiche. Insomma. Ha detto, ma sai che io apro un blog e comincio a parlare di tutte le cose positive del quartiere. E la cosa bella è che innanzitutto ha cambiato l'identità digitale di questo quartiere, perché quando tu cerchi su Google non escono prima le notizie negative, ma escono prima quelle positive. Però un'altra cosa importante, che è quello che in realtà vedete qui, è un insieme di blog, cioè questo è un aggregatore di vari blog del quartiere che si sono messi insieme e parlano del quartiere, cioè in certo senso si è creato un movimento locale di persone che sono interessate per il quartiere e ne parlano in un altro modo, che non è quello sensazionalistico dei giornali, dei media, eccetera, eccetera, no? E anche qui, in un certo senso, loro hanno cambiato la reputazione, no? Hanno contribuito a cambiare la reputazione di questo quartiere. Tra i vari concetti di cui volevo parlarvi c'è questo che è la multiappartenenza. Che significa la multiappartenenza? Ritornando al discorso che vi facevo prima diciamo sull'ambito della specializzazione, della scelta, a uno più proattivo, basato sulla partecipazione, sulla costruzione, c'è da dire una cosa, che nel nostro modello di organizzazione democratica, noi ci siamo organizzati, come dicevamo, intorno a questa idea della delega, però c'è un altro aspetto fondamentale che è quello della rappresentanza. Che significa? Significa che nel fondo ognuno di noi, in determinati contesti, possibilmente ha un rappresentante che in un certo senso lavora per difendere o comunque interessarsi dei miei interessi, cioè preoccuparsi, scusate, dei miei interessi. Il caso più ovvio è chiaramente quello politico, quindi noi deleghiamo a un partito, o un altro caso chiarissimo è per esempio quello dei sindacati, no? O quello dei collegio, si dice collegio degli architetti? Sì, collegio degli architetti, ingegneri, l'ordine.
Quindi c'è quest'idea che noi apparteniamo a grandi gruppi omogenei, quindi il gruppo degli architetti è un grande gruppo omogeneo di tutti gli architetti. Però, come già ci ha detto Marco, in realtà il lavoro dell'architetto oggigiorno ha talmente tante sfaccettature che il grande gruppo magari degli urbanisti, il grande gruppo dei commercianti, cioè avevamo oggi qui la rappresentante della Confcommercio, no? Quindi cioè noi ci siamo organizzati democraticamente in base a quest'idea che c'è sempre questa appartenenza a grandi gruppi. E in realtà è facile da capire che è un sistema che ha funzionato bene nel momento in cui non eravamo in grado di arrivare facilmente, come oggi è possibile, a dei processi di intelligenza collettiva. Cioè, in realtà io capisco bene che se la società è stata, come abbiamo detto, basata sulla specializzazione, ogni specialista aveva i suoi compiti chiari, c'era un'economia che funzionava, tutto era chiaro, allora io come architetto avevo il mio ordine che difendeva i miei interessi. Nel momento in cui tutte queste cose qui non funzionano, nel momento in cui io riesco sempre di più a scambiare idee direttamente con altre persone, passiamo poco a poco dalla appartenenza alla multi-appartenenza. Che significa? Significa per esempio che questo, fra l'altro, è un caso che a livello urbano succede molto spesso. Molto spesso c'è un problema molto grosso per quanto riguarda poi l'idea di poter essere dei cittadini proattivi nella città, è il fatto che facilmente la nostra identità viene riconosciuta come appartenente, per esempio, a un partito politico. Allora le nostre azioni sulla città vengono riconosciute come parte di un colore politico, non come una persona che realmente è interessata al bene comune o al bene della città. E questa cosa qua in realtà è un'eredità di questo modello di cui vi raccontavo prima, no? Per cui quello che era di un altro colore politico era un nemico, comunque era uno che c'aveva comunque da evitare, che c'aveva una visione sbagliata, eccetera, eccetera. Quello che invece presuppone la multiappartenenza è la capacità di separare diversi concetti secondo la situazione. Che significa? Significa che noi passiamo da quest'idea di un grande, mettiamo sempre sul lato politico, no? Io vi dico subito che secondo me, e io sono convinto, che in 20 anni la nostra capacità di appartenere a un partito sarà quasi scarsa. Cioè, ma non solamente perché non ti riconosci nei partiti e quello che propongono, ma perché sarà sempre più comune la capacità di passare da un partito all'altro. Perché? Perché a seconda del tuo momento di vita, a seconda dello spazio in cui stai vivendo, orienterai più per un partito o per un altro, perché proprio in quel momento quel partito sta facendo una battaglia molto specifica su quel tema concreto. Per cui quello è un esempio di multiappartenenza, per cui tu non appartieni solo a un partito, a un colore politico, ma sei in grado di passare da uno all'altro in funzione di quello che ti interessa in un determinato momento. E questa cosa si applica molto anche a un superamento di quest'idea che se tu sei di un colore politico, la pensi in una determinata maniera, no? Cioè, questo è il grande passaggio che stiamo vivendo noi oggigiorno, cioè stiamo superando l'idea che se tu appartieni a un partito politico c'hai tutta una serie anche di altre connotazioni aggiunte, no? Che per esempio se appartieni a un partito o a un altro è più facile per esempio che sei religioso o no, se appartieni a un partito o a un altro, che ne so, tutti questi luoghi comuni che noi ci possiamo avere, no? Questa cosa qua è fondamentale perché nel momento in cui noi ci mettiamo in gioco e vogliamo realmente cambiare le cose dentro la città,
fino a quando non, anche se non sappiamo che significa la parola multiappartenenza, però fino a quando non superiamo questa idea di appartenere a dei gruppi statici, con le proprie ideologie, con le proprie forme di pensare, non siamo in grado di collaborare fra di noi, perché avremo sempre un muro ideologico lì che ci separa. Poi un'altra idea molto semplice, che ha a che vedere poi anche con l'uso delle nuove tecnologie, che mi piace sempre ricordare, che secondo me noi stiamo sempre di più ritornando alla realtà, nel senso che quando noi parliamo di partecipazione, di costruzione, quando citavo questa frase di Gianluca che diceva che ritorniamo a quello che i nostri, quello che era normale per i nostri nonni, per me stiamo promuovendo un ritorno alla realtà, però guardando al futuro, non al passato, nel senso che in un certo senso quando noi ci occupiamo del territorio in cui abitiamo, ci occupiamo e abbiamo sempre più relazioni con i vicini, i cittadini della nostra città, abbiamo sempre di più una relazione reale, che suona un po' strano, con quello che stiamo vivendo. Cioè, invece di scegliere, anche qui banalmente, ci rendiamo conto che siamo noi stessi i protagonisti, i costruttori della realtà che abitiamo. Questa cosa, per farmi capire meglio, ha a che vedere per esempio con i processi economici. Anche oggi ne abbiamo parlato. Noi, purtroppo negli ultimi anni, dopo la rivoluzione industriale e dopo il dopoguerra, abbiamo vissuto questa grande industrializzazione, questo grande processo economico che praticamente ha portato a staccare completamente l'economia dal territorio. Che significa? Significa che nel fondo la dislocazione di un'industria su un territorio o su un altro molto spesso è stata presa non in funzione delle specificità del territorio, ma in funzione di interessi politici, in funzione di corruzione, eccetera eccetera. Però questa cosa è stata anche possibile perché noi stessi cittadini, quando ci siamo avvicinati, quando abbiamo riflettuto sull'idea dell'economia, ritorno a quello che vi dicevo prima sulla professionalità, abbiamo completamente abbandonato la relazione con il territorio, per cui l'unica cosa che noi cercavamo nel fondo era il posto del lavoro. Cioè, se tu come cittadino completamente te ne freghi di quello che significa tutto il sistema produttivo, la filiera produttiva, quali sono le sue implicazioni sul territorio, l'unica cosa che cerchi è il posto di lavoro, che io riconosco perché è l'unica, fino ad adesso, è stata l'unica possibilità che ti ha dato la società per guadagnare i soldi, per poter vivere e dare da mangiare alla tua famiglia, poi, in un certo senso, il risultato che c'è alla fine è che, essendo quelle attività economiche completamente sradicate al territorio, da un momento all'altro scompaiono, se ne vanno in Slovenia e tu rimani senza lavoro. Cioè, quello che voglio dire è che c'è stato realmente uno sradicamento dalla realtà di ognuno di noi. Cioè, noi no, non siamo stati più capaci di essere coscienti di quali erano le implicazioni dei processi economici di quali noi facevamo parte. Ritorno anche un po' all'idea di prima, senza voler denigrare nessuna delle categorie coinvolte, perché secondo me è stato un processo fondamentale, però ritornando per esempio ai sindacati, il sindacato fondamentalmente quello che difende è una situazione ottimale nell'ambito del lavoro, però purtroppo molto spesso non si è occupato di capire se realmente quell'azienda lì era appropriata in quel territorio, perché io lo capisco, sarebbe stato difficilissimo difendere una cosa del genere, perché tu dici, ah no, tu, questa azienda non deve essere sul territorio, poi fra l'altro con tutto quello che sta succedendo pure in Puglia, recentemente c'è avuto problemi con quell'azienda che inquinava. Cioè, sono discorsi che sono sempre molto delicati, perché tu non sai, dice, ma vale più il posto di lavoro o vale più la salute? Qual è il problema secondo me? Che non c'è risposta a quella cosa lì. L'unica cosa possibile che si può fare adesso è ritornare ad essere tutti responsabili delle attività che fanno parte del territorio. Perché tu non puoi dire no, la colpa è di quello lì, la colpa è di quel politico, la colpa è di quell' imprenditore, eccetera, eccetera. Cioè nel fondo quello che voglio dire è che siamo stati tutti responsabili di un sistema.
Ed è stato possibile perché noi ci siamo allontanati in un certo senso dalla realtà dei territori in cui abitavamo, perché nel fondo ci siamo rinchiusi nelle famiglie. Questa poi è una teoria molto personale, perché era nella famiglia in cui noi trovavamo la sicurezza di cui abbiamo avuto bisogno fino adesso. Però la famiglia arriva fino a un certo punto. Quando il territorio si sfascia, la famiglia non ti può offrire tutto quello di cui hai bisogno. Secondo me, io sono ottimista, secondo me poco a poco stiamo riprendendo, stiamo ritornando ad avere un interesse maggiore, una coscienza maggiore di quella che è la realtà che ci circonda, e questa cosa è fondamentale per poi poter trasformare in modo positivo il territorio. E questa cosa, dal mio punto di vista, ha a che vedere con quella che chiamo la dimensione glocal. Che significa? Significa che fino a quando noi abbiamo utilizzato, per esempio, la tecnologia solo per promuovere fenomeni globali, noi cittadini non abbiamo avuto la possibilità di avere un protagonismo reale nella costruzione della società. Oggi che invece questa capacità di comunicazione globale arriva a livello del cittadino, noi possiamo ritornare ad essere protagonisti della costruzione di quella realtà di cui vi parlavo prima. Però la cosa che secondo me è fondamentale, lo facciamo da un punto di vista locale. Questo secondo me è determinante. Nel senso che io, come cittadino, non mi preoccupo solo della giustizia sociale in generale, di che un paese come l'Italia disastrato funzioni una volta per tutte. No, non solamente quello, cioè mi metto in gioco direttamente sul territorio, migliorando direttamente il territorio in cui vivo. Cioè non pensando che la cosa si soluziona solo a un livello globale, come potrebbe essere la nazione, o ancora più ampio, quello dell'Europa, ma attuando direttamente nel territorio. Però, ecco, che significa dimensione glocal? Glocal significa l'ibridazione tra globale e locale. Che significa? Significa che quando il cittadino, ecco, per esempio, Marco è di Milano, io sono di Frosinone, eccetera, eccetera, no? Cioè siamo persone che viviamo in altri locali, in altri posti, adesso siamo venuti qui. Queste cose succedono secondo me a molti di voi, alcuni cioè, vi conosciamo anche personalmente, l'abbiamo detto prima. Che succede? Significa che la conoscenza, la capacità di collaborazione in realtà già non è dipendente solo da un luogo molto preciso, ma può accadere al di fuori della dimensione locale. Quindi tu puoi prendere il beneficio globale dell'intercambio della conoscenza, però poi nel momento in cui tu devi metterla in gioco lo fai a livello locale, che è lo stesso ragionamento che facciamo oggi sull'idea del prototipato. Se tu la cosa non la crei reale, non la metti in gioco, non la provi, non puoi mai sapere realmente se quella cosa funziona. E l'unico modo per farlo è farlo sul tuo territorio. Quindi anche a livello economico, cioè è interessante vedere come poco a poco cominciano a nascere nuove idee, come per esempio quelle di cui parliamo oggi dal punto di vista gastronomico, che sono direttamente collegate al territorio. Un'attività come quella, che chiaramente va testata, però un'attività come quella, nel momento in cui entra il regime, è più difficile, cioè è più difficile che se ne va in Slovenia, perché è proprio radicata sul territorio. Cioè, ed è una cosa che è nata direttamente da un ecosistema che poi implica tutte una serie di altre attività, sia economiche che sociali, no? E qui arriviamo poi a un concetto su cui sto lavorando attualmente come ricercatore, che è questa idea dell'intelligenza collettiva situata. Che significa? Significa che in realtà già negli anni 90 molti teorici avevano previsto che l'uso delle nuove tecnologie ci avrebbe aiutato a creare più facilmente dei processi di intelligenza collettiva. Quello che secondo me non avevano visto, e che oggi lo vediamo sempre di più, è che questa intelligenza collettiva, nel momento in cui si riferisce a un territorio molto preciso, ha una potenza enorme, perché gli agenti e le persone implicate hanno la capacità di vedersi e di dialogare direttamente sul territorio. E quindi, ripetendo quello che dicevo prima, di creare dei processi di trasformazione diretta del territorio, perché io posso ben parlare con voi da Londra, dove vivo adesso, parlare con Marco, eccetera, eccetera. Però fino a quando non veniamo qui
e ci vediamo tutti e mettiamo in pratica delle cose molto concrete, la trasformazione non avverrà mai. Noi possiamo sempre parlare, cioè, come dicevo prima, è buono che la conoscenza viaggia senza limiti a livello globale, però poi la trasformazione occorre solo in un territorio, cioè non è questa idea del ritorno alla realtà, cioè la realtà è basata sul territorio. Ora sì, il territorio, come abbiamo visto, è digitale e presenziale, non ci dimentichiamo, però il territorio richiede questa dimensione locale, ed è un po' questo, quindi la capacità di trasformazione dell'intelligenza collettiva situata è enorme. E in realtà questi processi hanno a che vedere con quest'idea molto semplice che stiamo parlando della connessione tra il territorio e l'intelligenza collettiva, però ha a che vedere anche con tutti questi processi di cui vi parlavo prima, cioè con l'adocrazia, con la multiappartenenza. Se io sono bloccato da quest'idea di appartenenza, è difficile che potrò formare parte di un processo di intelligenza collettiva, perché avrò dei parametri culturali che mi bloccheranno, perché la relazione con le persone sarà diciamo, filtrata, sarà diciamo, trasformata da pregiudizi che associano quella persona con la sua appartenenza a determinate cose, che potrebbe essere anche, che ne so, religione, può essere politica, può essere professionale, eccetera, eccetera, no? Mentre invece vediamo che il valore fondamentale è quello del territorio, cioè il valore base è che il fatto che noi abitiamo e viviamo sullo stesso territorio, è quello il valore. Tu ci puoi avere idee politiche che ti pare, puoi essere religioso, non religioso, però il fatto è che noi abitiamo sulla stessa strada, è inutile che stiamo... Poi un altro elemento che volevo introdurre... Sì, andiamo a chiudere perché già è tardi... Diciamo, su quest'idea della città condivisa e quest'idea del cittadino prosumer, in realtà vediamo cominciano a nascere dei veri modelli, è sempre una parola esagerata, però delle nuove processi anche economici, alcuni molto già penso conosciuti, come magari, ecco, Gnam lo dicevamo prima, che è una piattaforma che ti permette di creare delle scene, condividerle con i tuoi vicini di casa, eccetera, eccetera, condividere la macchina nei viaggi da una città all'altra, c'è pure Airbnb che ti permette di diciamo, affittare una stanza che ti rimane vuota, eccetera, eccetera. Insomma, c'è tutta una serie di servizi che in un certo senso secondo me l'elemento importante di questi nuovi processi è il fatto che poco a poco cominciamo a renderci conto che la nostra attività produttiva, quindi anche i nostri ingressi economici, passano da un'idea che è quella di io sono un professionista, guadagno i soldi come professionista, per esempio come architetto, e poi tutto il resto in realtà mi vede nella posizione di consumatore, per cui utilizzo i soldi che ho guadagnato come architetto per ottenere tutto il resto. In realtà cominciamo a vedere che poco a poco questa cosa si va mescolando sempre di più e tutte le risorse di cui io dispongo, una cosa per esempio che secondo me è molto ovvia, però durante molto tempo non l'abbiamo visto così, soprattutto diciamo nelle zone un po' più rurali, lo spazio ha un valore enorme. Noi abbiamo delle case enormi, anche molti, cioè quando tu vivi in città più grandi, come mi è successo a me, ti rendi conto che ogni centimetro quadrato vale tantissimo. E ti rendi conto che ogni oggetto che possiedi in realtà ha un valore enorme. Io personalmente ormai non ho più libri, cioè molti, quasi niente, preferisco averci in digitale perché riconosco che per me è un lusso possedere un libro, perché non c'ho il posto dove metterli. Ogni libro che ho non è il costo dei 10 euro che costa il libro, ma lo spazio che mi occupa a casa mia ha un valore enorme. E diciamo, con questa nuova diciamo, economia più collaborativa ci rendiamo conto sempre di più, perché nel momento in cui ti rendi conto che per esempio puoi affittare una stanza e ci puoi avere un introito, ti rendi conto di quanto vale quella stanza, no? Poi secondo me in realtà è anche molto più salutare e tenere in conto che gli spazi meno saturi sono, meglio è, però quella è già una visione mia personale. Meno saturi? Saturi, diciamo meno... No, salubri sì, però meno saturi, diciamo meno... No, di tutti questi esempi di sharing economy e l'economia collaborativa, volevo condividere con voi questo,
che è un progetto francese che si chiama la Ruche qui dit oui, che comunque in inglese adesso si chiama Food Assembly. E praticamente è un concetto molto interessante che prende in mano, diciamo, il concetto dei GAS, che era gruppo di acquisto solidale, e gli dà, diciamo, un tocco, secondo me c'è un giro interessante, perché praticamente crea una struttura digitale che permette, perché sapete che i gruppi di acquisto solidale, diciamo, che l'elemento fondamentale è innanzitutto il fatto che c'è questa relazione diretta tra produttore e consumatore, per cui tu acquisti direttamente al produttore i prodotti agricoli. Poi si promuove anche il fatto che la distanza, quindi il chilometro zero, cioè cercare di fare in modo che questi produttori siano molto vicini alla città in cui il prodotto viene acquistato. Però c'è anche un elemento molto importante che è dove io incontro il produttore, cioè lì l'elemento fondamentale, cioè dove vado io a incontrare il produttore per poi prendermi e comprare questi prodotti. Chiaramente anche lì, no, l'importanza dello spazio, che nelle grandi città questa cosa è sempre più visibile. Questi qua praticamente hanno creato tutta un'infrastruttura digitale che permette a qualsiasi persona di organizzare un gruppo di acquisto e di gestire tutti gli scambi commerciali, e preparando uno spazio in cui questo scambio poi avviene materialmente, che è il problema fondamentale, perché nelle grandi città purtroppo questa cosa è difficile. Per cui che succede? Che io quando entro in questa piattaforma posso avere un doppio ruolo: o semplicemente voglio comprare direttamente da un produttore e quindi utilizzo uno spazio creato già da altre persone, oppure io direttamente creo questo spazio. Però la cosa fondamentale anche qui è che quando io creo questo spazio di scambio di prodotti, in realtà sto creando uno spazio di convivialità, sto creando uno spazio di socialità, per cui i vicini di quartiere attraverso questi tipi di attività si conoscono meglio fra di loro e dopo in realtà diciamo, hanno un attivo sociale, diciamo, interessante al di là del consumo responsabile in un certo senso, no? E fammi vedere tutte le cose che c'avevo qui. Vi volevo chiudere con due o tre cose e finiamo. Innanzitutto, scusate, questo è in spagnolo, però diciamo l'importanza dei cosiddetti laboratori cittadini. Che significa? Significa che, sempre tornando all'importanza degli spazi, molto spesso io quello che noto è che le città hanno una carenza di spazi in cui la cittadinanza si può incontrare e creare delle diciamo, progetti, attività, processi che vanno al di là delle semplici regole di mercato, fondamentalmente. Cioè, noi purtroppo abbiamo organizzato anche fisicamente le città, sempre basate su quest'idea che vi dicevo prima, di separare sempre l'attività di produttore e consumatore, per cui tutte le attività hanno sempre questa differenziazione molto marcata, per cui io vado al negozio, io vado a un centro culturale, però quando vado al centro culturale sono consumatore, perché in realtà semplicemente consumo qualcosa che altri hanno prodotto, no? Mentre invece penso che sia sempre più necessario avere degli spazi in cui noi siamo prosumer, cioè siamo questo miscuglio tra produttori e consumatori, perché è lì che poi, ecco, può secondo me esplodere quest'idea di, sempre di più, quest'idea di intelligenza collettiva situata. Cioè noi ci dobbiamo incontrare, per esempio adesso, no? Noi abbiamo la possibilità di avere questo spazio, in questo spazio noi siamo prosumer. Perché stiamo creando, stiamo immaginando, stiamo co-creando delle cose e ad ogni momento noi stiamo producendo, però allo stesso tempo stiamo imparando, stiamo ricevendo conoscenza, no? Che è un altro elemento di cui volevo parlare, però non c'è tempo, no? Cioè, ritornare a pensare alla città come un spazio di apprendimento. Marco prima parlava degli ambienti di apprendimento, la città è un ambiente di apprendimento. Noi abbiamo, a livello di amministrazioni pubbliche, di come immaginiamo la città, abbiamo smesso di pensare che la città è uno spazio di apprendimento.
No, è sempre uno spazio di consumo, cioè nel fondo è quello che ci viene detto. E il consumo, cioè quando pronuncio questa parola, non mi riferisco solo al consumo commerciale, economico. Anche fare solo una passeggiata e una giornata di sole in piazza è consumo. Cioè la mia attività come cittadino è passiva, cioè io uso uno spazio, però non necessariamente sono protagonista di quello spazio. Era quello che dicevo prima, che noi pensiamo sempre alla città come qualcosa di ereditato che noi usiamo, non ci immaginiamo protagonisti della costruzione di questo spazio. E anche prima, quando parlavo della signora che faceva le orecchiette, era importante anche insistere sul fatto che quella signora, quando ha fatto quel video, è diventata protagonista della costruzione dell'identità di quello spazio. Cioè una signora, cioè non è che ha chiesto all'amministrazione pubblica, non ci sono stati processi complicati, ha messo un video su YouTube. Però in realtà ha messo un video su YouTube facendo un'attività molto concreta in quella stessa piazza, cioè fare le orecchiette in quella piazza. Quindi, ecco, secondo me l'importanza di insistere sul fatto che abbiamo bisogno di questi nuovi spazi, per cui noi abbiamo una grande opportunità adesso, perché tutti i centri culturali, le biblioteche pubbliche, in realtà si possono trasformare in dei veri e propri spazi civici in cui possiamo costruire un'altra idea di città dove promuoviamo spazi di collaborazione, di co-creazione, eccetera, eccetera. Insiste sul fatto che quando parliamo di co-creazione, di collaborazione, eccetera, eccetera, stiamo parlando anche di comunità. Cioè, non dimentichiamo che nel fondo cioè non è vero che non ci piace fare cose con gli altri, non ci piace appartenere alla comunità. È un esempio che molto spesso è un po' banale, è un po' naif, però perché ci piace andare in una piazza stracolma di gente a vedere una partita, non ce la vediamo in casa comodi davanti a un mega schermo? Perché in realtà l'esperienza che noi viviamo in quello spazio insieme agli altri è notevolmente più potente di quella che tu puoi vivere in casa davanti a uno schermo, no? Quindi in realtà nel momento in cui tu scopri, se tu hai visto sempre la partita davanti allo schermo, non hai mai visto questo, non sai quello che ti perdi, però una volta che l'hai vissuto scopri un'altra dimensione. E che in realtà questo ha a che vedere una volta, insisto, scusate se insisto sempre, sul prototipato, sull'esperienza, sul fatto di vivere direttamente delle cose. Se tu una volta che l'hai vissute, tu lo vuoi rifare e poi ti rendi conto che per farlo sempre lo devi fare con gli altri. Cioè è lì che sperimenti, perché cioè, io non, cre cioè, non credo che siamo animali egoisti, come spesso ci vogliono far credere. C'è una filosofa spagnola che ha scritto un libro, Un mondo comune, che lei lo argomenta e dimostra che non è vero che siamo degli animali egoisti, anzi è tutto il contrario. Non mi dilungo su questo caso, questi sono alcuni esempi di questi tipi di laboratorio e penso che con questo. No, prima di chiudere manca una cosa, però su questi laboratori volevo solo dirvi che in realtà questi laboratori non devono essere necessariamente qualcosa che crea l'amministrazione pubblica. Il campo di Tevada che vi ho mostrato prima è un laboratorio dove la cittadinanza si riunisce e crea uno spazio pubblico giorno per giorno. Stanno imparando, stanno facendo una cosa collettiva, e non è una cosa che necessariamente è guidata dall'amministrazione, no? Poi c'è un altro spazio, che questo è un edificio che è stato ceduto in gestione anche qui a Madrid. Poi invece questo, il Media Lab Prato che vi ho accennato prima, è uno spazio che invece è gestito direttamente dall'amministrazione pubblica. Quindi in realtà noi ci possiamo avere diversi modelli di spazio di incontro. Uno pubblico, cioè gestito dall'amministrazione pubblica, uno comune, cioè creato direttamente dalla comunità, dalla cittadinanza, e perché no ci può essere anche uno che è privato pubblico. Non c'è nessuno, cioè, è l'importante è come intendi e come usi quello spazio. Prima di chiudere, anche per capire meglio a che cosa mi riferivo con l'abitare global, e perché secondo me ha a che vedere con le cose che stiamo producendo noi qui ad Altamura, non ci dimentichiamo che anche Altamura è global, perché spesso nei piccoli centri tendiamo a pensare che il globale non ci appartiene, cioè tendiamo a pensare che siccome noi siamo piccoli, a livello globale siamo irrilevanti. Però davvero voi pensate che la conoscenza che ognuno di voi ha è inferiore a quella che ha un altro, per esempio a Milano?
Al giorno d'oggi veramente voi, se veramente siamo in grado di capire che la conoscenza che voi avete qui è uguale a quella che c'ha uno a Parigi, allora ci rendiamo conto che no, no. Io sono glocal, cioè io sto ad Altamura, però faccio parte della realtà, e ritorno alla realtà di cui parlavo prima, e posso far parte di meccanismi che sono di livello globale. Allora a quel punto noi ci rendiamo conto che progetti come questo è un progetto che si chiama COPAS, che praticamente che fa? Mette in rete i diversi spazi, chiamali come vuoi, spazi di co-working, spazi di laboratori, spazi di sperimentazione, hackerspace, makerspace, come ti pare, spazi, laboratori dove la gente si incontra e fa delle cose collettivamente, li mette in rete in modo che ogni volta che una persona si muova da una parte all'altra, in realtà ritrova sempre una persona un po' a cui fare riferimento. Il discorso che facevamo prima è effettivamente un po' questo. Quindi anche ad Altamura noi possiamo entrare in collegamento diretto con questi movimenti, cioè con questi diciamo, con questo scambio poi di conoscenza e con la capacità di entrare in contatto con un patrimonio relazionale enorme. Perché cioè, non è detto che cioè, noi partiamo dal fatto che uno che vive dall'altra parte del mondo non gli interessa venire ad Altamura a scambiare la sua conoscenza con uno che vive qua. Prima parlavamo delle residenze artistiche, in realtà c'è tutto un movimento in giro nel mondo che cerca proprio quello, c'è gente che vive proprio direttamente così, passando da una residenza all'altra in tutto il mondo e a cambio di alloggio in realtà offre conoscenza, offre un servizio, eccetera, eccetera, no? Un altro progetto che fra l'altro è italiano, che a me piace tantissimo, Slode, che quello che fa è mettere in connessione diretta e lavorare direttamente, veramente sulla dimensione global in questo modo. Come lo fa? Innanzitutto mette in connessione gli artigiani con i designer in una stessa città, che per ragioni, diciamo, direttamente molto stupide di barriere culturali hanno smesso di dialogare, perché non è cool che un artigiano dialoga con un designer. Dal punto di vista del designer, però anche l'artigiano è no, ma il designer sta su un altro io, cioè c'è una distanza da tutti e due i poli, cioè da tutti e due i poli, e quindi bisogna rimetterli in contatto. Però allo stesso tempo loro creano una piattaforma che rende possibile una connessione poi con la creatività che sta occorrendo a livello globale, che è aggiunta all'idea dello scambio di informazioni, l'open source, eccetera, eccetera, che permette ad un artigiano che vive ad Altamura, Vito se n'è andato, glielo volevamo dire come sempre, un artigiano che vive ad Altamura, che sa fare dei mobili, di produrre un mobile che è stato disegnato a Parigi o a Milano. Invece di comprarlo e farlo viaggiare, sto mobile, Vito, che stava prima qua, che fa i mobili, lo produce qua e lo vende direttamente lui ad uno che ad Altamura si vuole comprare quel mobile, no? E utilizza questa piattaforma come intermediario per rendere possibile questo scambio di conoscenza, questo scambio di manualità, questo scambio di mestieri, no? Ecco, io volevo chiudere con questi esempi perché secondo me sono molto utili. E poi niente, vi metto qui sullo sfondo il link alla mia newsletter, se vi interessano queste cose, volete ricevere notizie su tutti questi temi, se andate su urbanomano.org leggete i miei articoli, che è il mio blog, se poi volete riceverli via email, andate sulla newsletter, vi iscrivete e li ricevete. E adesso qualche 15 minuti per domande, questioni magari. Ah. Intanto per recuperare uno spunto che avevi lanciato nella prima parte della, no, forse a metà della presentazione, che riguardava un po' una critica un po' agli architetti, che è una cosa che va avanti almeno da ieri sera a cena, insomma, questa critica agli architetti.
Mi piace, come dire, più definire il campo dei progettisti, che è un po' più ampio e che ha dei confini un po' più sfumati e più interessanti. Dati anche, diciamo, tutti questi esempi, questi concetti, diciamo, come pillole che hai lanciato, non so, com'è che vedi un po' la figura del progettista, se anche in questi anni di varie esperienze, cioè, diciamo, ricordiamo anche il fatto che avendo lavorato da ecosistema urbano a Madrid, diciamo, è un'esperienza anche un po' più diversa, diciamo, di studio di progettazione, vuoi perché realizzano diciamo, dispositivi urbani, non solo edifici, si occupano molto di spazio pubblico e digitale. Quindi diciamo, sia la tua esperienza, magari ecco, quella ci può aiutare, cioè, magari qualche aneddoto su quell'esperienza, diciamo, quasi canonica per professionale dentro uno studio definito di architettura. E secondo te quali sono, diciamo, degli spunti, degli input rispetto alla professione, cioè come sta cambiando anche chi come noi, più o meno, parlo diciamo, dei miei coetanei, deve fare delle scelte un po' più nette, più radicali, capire cosa vuol fare da grande. Come effettivamente si sta indirizzando o modificando la professione dell'architetto, designer, progettista, diciamo, in base a quello che vedi. In realtà è una domanda molto difficile. Diciamo, partendo un po' da quello che già ho raccontato, innanzitutto c'è questa necessità di creare nuove strutture di lavoro che si basano di più sulla collaborazione, quindi strutture più orizzontali che verticali. Però diciamo che il pericolo che io vedo, è innanzitutto, credo che è necessario risolvere questa problematica della relazione con il territorio. Non c'è risposta, io semplicemente la metto lì sul tavolo. Fino a quando non abbiamo chiaro qual è la relazione nostra come professionisti con il territorio, perderemo un sacco di tempo fondamentalmente. Io l'ho vissuto anche personalmente questa cosa. Che significa? Significa che fino a quando non abbiamo chiaro qual è lo spazio, il raggio di azione della nostra professione, sbanderemo continuamente tra una proposta e l'altra, da una cosa interessante all'altra, partecipando a eventi, eccetera, senza avere chiaro poi allora. È certo che lo sbandamento e la sperimentazione è fondamentale, però deve essere limitata nel tempo. Nel senso che dopo, non saprei quantificare nel tempo, però dopo qualche anno di sperimentazioni, di partecipazioni in diversi processi che possono stare in diversi territori, in diversi contesti professionali, eccetera, è bene fare un'analisi e capire bene qual è la tua scommessa. Vedete bene che non parlo di una scommessa di specializzazione. Per me è una scommessa che ha a che vedere con una coscienza chiara su qual è il tuo ambito glocal, cioè capire bene qual è il tuo territorio di azione, che può essere anche una nazione, può essere una regione, può essere una città. Io conosco, che ne so, amici che in Spagna hanno fatto una scelta, loro lavorano solo su una regione, perché hanno capito che è inutile stare continuamente a viaggiare in giro per la Spagna, perché anche economicamente non era viabile per il loro servizio che offrivano. Cioè, non c'è una ricetta, non è che è l'unico valido della regione, l'unico valido della città, l'unico valido della nazione, però secondo me è utile ragionare su queste cose, tenendo presente che se noi capiamo bene qual è la dimensione glocal, invece di andare io a Parigi ho già un amico che sta lì. Però, cioè, non c'è la ricetta, io semplicemente dico, siamo la generazione che deve mettere in piedi questo modello, cioè deve capire che la relazione con il territorio è essenziale e sul territorio ci saranno diverse persone che sono già attive su quel territorio. Io devo essere bravo a scoprire queste persone ed essere in contatto con loro. E qui entro ad un altro elemento fondamentale, che
che è il concetto di comunità. Questo non sono io a dirlo, sono già molti esperti con una visione molto tradizionale di risorse umane, che dicono che la persona, il professionista che è capace di creare attorno a sé una comunità avrà sempre e comunque più opportunità di lavoro che una persona che invece è isolata. È una cosa ovvia, però è bene insistere. E creare una comunità intorno a sé non significa avere amici, anche qui è una banalità, però bisogna insistere, ma è avere persone di cui tu puoi fidarti e che si fidano di te, sempre parlando a livello professionale. Per cui in quella fase che dicevo prima di sperimentazione, di sbattimenti da una zona all'altra, quella è la fase in cui tu in realtà in modo quasi aleatorio, quasi serendipico io direi, conosci, hai la possibilità di incontrare quelle persone che sono valide, che poi ti permetteranno di costruire il tuo futuro professionale. Questa cosa la dico perché le parole che uso potrebbero essere un po', come si può dire, contrastanti, perché vedete che da un punto di vista vi parlo che devi stare in contatto con persone da tutto il mondo e poi dico che ti devi centrare su un territorio. Però è proprio lì, perché insisto, cioè è proprio la dimensione globale che consiste in quello, e per scoprire cose nuove ti devi muovere. Cioè se tu vuoi scoprire una persona interessante ti devi muovere. Questo movimento è sempre ibrido, è digitale e fisico. Cioè se io conosco una persona interessante però ho con questa persona solo una connessione digitale, ma arrivo fino a un certo livello. Se questa cosa vuole diventare più profonda, è sempre utile il contatto fisico. Questa cosa è chiara sia a livello personale, quindi di gestione delle relazioni umane, sia a livello professionale. Quindi, riassumendo, è la scommessa sul territorio, dopo aver fatto sicuramente molte sperimentazioni, anche senza un obiettivo chiaro, la necessità di creare una comunità intorno alla tua attività e non cadere in alcune trappole che secondo me esistono. Una trappola fondamentale è quella della marca. Oggi è facilissimo creare, infatti ho cominciato all'inizio dicendo ho creato la marca Urbano Umano. Possiamo cadere nella trappola di pensare che quando tu costruisci una marca, diciamo, interessante, che ha fatto cose interessanti, che si vende bene, che si vede bene, è sufficiente per avere delle buone opportunità di lavoro. Falso. Cioè, perché la marca in realtà contraddice a quest'idea che dicevo prima della comunità. Cioè, le opportunità serie di lavoro che ti permettono di avere una sostenibilità sul futuro, te le dà la tua comunità. Che poi non è altro che il bocca a bocca, la reputazione che tu hai professionalmente, che viene dalle persone che ti conoscono, eccetera, eccetera. Questo non significa che tu non ci devi avere, diciamo, un'identità professionale rispettabile, cioè una comunicazione anche online fatta bene, cioè chiamiamola una marca, però non dobbiamo cadere nella trappola di centrarci solo su quello. Perché anche qui in realtà lo spazio digitale ci semplifica molto questa capacità di creare delle marche, perché prima io senza internet, se volevo creare una marca, era molto più difficile. Però adesso, siccome c'ho internet, molto spesso chiediamo un po' in quest'idea che è molto più facile creare la marca. Poi un'altra trappola, e chiudo, nell'ambito della collaborazione, ha a che vedere un po' con le premesse che io facevo su come io gestiono la mia attività professionale e le mie collaborazioni. Cioè, ci potrebbe essere quella trappola di pensare se io collaboro con una persona già affermata e famosa, chiamala come ti pare, ho un'alta possibilità di ottenere delle opportunità in futuro. Che se ci pensate un po' relazionato con quest'idea della marca o relazionato con un'altra idea, secondo me, sbagliata del curriculum. Cioè il curriculum per sé, cioè vale quello che io posso mettere su un curriculum, non realmente quello che io conosco e la mia esperienza.
Cioè, sostanzialmente quello che dico è il valore grosso siete voi, siamo noi, cioè ognuno di noi deve essere cosciente del suo valore e lo devi mettere in gioco nella comunità con un rapporto etico molto chiaro che si basa sull'onestà reale, per cui quando io collaboro non cerco secondi fini. Questa cosa secondo me è fondamentale. E posso dirvi che un modo per misurare, diciamo, l'onestità di una collaborazione, secondo me c'è, è che è quello dell'apprendimento. Se io in un processo di collaborazione continuo ad imparare, è molto probabile che le cose vadano in un senso positivo. Non è sicuro, però diciamo che è possibile che la cosa sia positiva, perché comunque stai imparando. Nel momento in cui state collaborando con qualcuno e vedete che non imparate, secondo me è un campanello d'allarme, che qualcosa sta succedendo. E con questo chiudo. È difficile rispondere alla tua domanda, però spero che comunque. Non so se ci sono. Sì, continuo. Sì, su Domenico, su quest'ultimo concetto ti Sì. volevo chiedere, visto diciamo, che io rivesto il ruolo di presidente di un'associazione, quindi come tale responsabile diciamo, del mio gruppo, cioè dei miei soci, visto che noi abbiamo comunque una missione, cioè sposiamo l'idea di valorizzare il centro storico, di promuoverlo, e quindi diciamo, quello che mi preoccupa, e penso che preoccupa chiunque poi abbia in mano un po' la gestione, tra virgolette, perché insomma è quella di avere i propri soci partecipi. E quindi forse, sentendo il tuo discorso, l'idea è proprio quello magari di lavorare con loro proprio nell'insegnare loro anche tutta una serie di che so, magari nozioni, informazioni, oppure scambiare, dare possibilità di vedere cosa succede altrove. Quindi forse questo, diciamo, è anche un elemento, potrebbe essere un elemento fondamentale cioè come dire, nell'idea strategica dell'associazione e di colui che gestisce l'associazione, dare questo approccio ai propri soci. Quindi magari non solo a livello lavorativo, ma anche in questo caso proprio della gestione della propria comunità, che poi riguarda un numero più ristretto, che sono i propri soci. Sì, mi dai lo spunto per precisare una cosa che ha a che vedere con la multiappartenenza e introdurre un piccolo concetto che secondo me è utile. Secondo me quello che tu dici ha a che vedere anche con la necessità oggi sempre di più di considerare il fatto che la partecipazione deve avere necessariamente diversi livelli. Nel senso, se tu sei diciamo, presidente di un'associazione, e immagino che non sempre è facile avere una implicazione di tutti, sempre allo stesso livello, eccetera. È utile, secondo me, tenere in conto che è normale che sia così e che quando si pensa alla struttura dell'associazione, si pensi fin dall'inizio alle diverse capacità di collaborazione. Questa cosa, fra l'altro, grazie al digitale, è semplificata, nel senso che nel momento in cui noi viviamo solo in una dimensione presenziale, noi eravamo limitati dal fatto che il sentimento di appartenenza a un'associazione è stabilito solo dal fatto che io, diciamo, partecipo fisicamente a delle attività. Un'associazione, una qualsiasi comunità ha un problema che è che tutti i suoi membri hanno bisogno di vedere gli altri implicati. Se no si scoraggiano, se tu vedi che gli altri non partecipano, tu automaticamente potresti scoraggiarti, non è detto, però ti potresti scoraggiare. E in questo senso è utile pensare, secondo me, ogni organizzazione in termini ibridi, cioè pensare che in realtà la capacità di partecipazione, di implicazione di ogni persona ha sempre diversi livelli e il digitale introduce nuove capacità di formare parte di un'organizzazione, di un'associazione, per varie ragioni. Innanzitutto perché per esempio è asincrona. Per esempio se io ho un'associazione e promuovo delle attività,
se io non partecipo a quelle attività che sono sincronizzate, io mi vedo fuori, è fuori. Se invece uso per alcune cose internet, io posso partecipare nel momento in cui ho tempo. E poi un altro elemento importante è che il digitale ci permette di avere una maggiore trasparenza dell'organizzazione e di condividere più facilmente le informazioni di gestione della propria associazione, organizzazione, eccetera, eccetera. Per cui l'implicazione può seguire altri parametri che non sono solo quelli di partecipare a delle attività molto concrete. Poi un'altra cosa che volevo introdurre, da quello che tu dici, è il concetto di istituzione. Che significa? Significa che noi siamo abituati a pensare alle organizzazioni in termini molto deterministici, cioè degli obiettivi, dei limiti molto chiari, delle funzioni molto chiare, dei progetti chiari, eccetera, eccetera. È utile cominciare a pensare in termini di istituzione. Che significa? Significa che io, oltre ad avere un nocciolo molto chiaro, una struttura chiara, solida, che porta avanti i progetti, eccetera, eccetera, la sostenibilità il successo di un'organizzazione può essere data anche dal fatto che questa organizzazione è capace di promuovere delle attività che escono fuori dal controllo. Cioè, per esempio, se voi volete promuovere il centro storico, uno potrebbe essere portato a pensare che tutte o la maggior parte delle attività che occorrono nel centro storico sarebbe utile che passassero attraverso la vostra associazione o che comunque avessero una relazione diretta con voi. Tanto è vero che spesso si creano delle situazioni in cui, se esiste un'associazione che agisce su un territorio da molti anni, quando arriva una nuova, l'associazione che è lì da più tempo si sente in diritto di pretendere che l'associazione nuova deve parlare e dialogare con quella più vecchia. È un errore, secondo me, un errore madornale, perché non stiamo, secondo me, tenendo in conto questa idea che vi dicevo prima della multiappartenenza. In realtà qual è l'obiettivo fondamentale? È che il centro storico sia recuperato, sia più vivo. Io non devo pretendere che tutte le persone che hanno lo stesso obiettivo si aggruppino insieme, ma quello a cui devo tendere è che magari possono nascere delle sinergie. Quindi nella mia attività di promozione di un territorio e della mia organizzazione, tenere la capacità di dire che io posso creare delle attività che poi vanno completamente fuori dal controllo e creano altre strutture completamente indipendenti, attività indipendenti, eccetera, eccetera. E quando questo si verifica, in realtà poi la stessa organizzazione ed è beneficiata poi da quello. Quindi questo era un concetto, questo si chiama istituzione, cioè poter considerare che esistono dei limiti non controllabili alle attività che i limiti poi fra l'altro sono anche fisici. Per esempio, se tu consideri la tua associazione con dei limiti molto chiari del centro storico, ti stai a perdere le connessioni, delle sinergie che tu magari potresti avere con la periferia. E chiudiamo, perché mi sa che già... Allora, questa prima giornata si chiude qui, quindi domani ci rivediamo, lo streaming sarà dalle 15 alle ore 19, mentre le attività partiranno sempre insieme ai nostri due docenti dalle 10 di mattina. Grazie.